Salve, benvenuti in questa nuova puntata di Fallout 3. Ok, nella precedente puntata vi avevo chiesto cosa dovevo fare. E subito nessuno mi ha commentato così, consigliato. E quindi faccio da me. O se poi. Forse poi non avete neanche commentato per vedere cosa mi inventavo. Se per questo motivo, vabbè, va. Ok, ho ammazzato la Sandra qua. E ho preso il bebè qua. E quindi devo solo scappare. Ok. Là c'è una mitragliatrice, quindi io scappo o la distruggo? Ah, un attimo. Cambio controller. Ah, eccomi qua. Allora, e dai. Ok. Questo caricati, caricati, caricati. Ah, muori. Guarda quel coltellino ammazzo, però meglio bruciarli, ma faccio prima. Fuori uno, un altro. No, al momento no. Ok, cecchino, cecchino, cecchino. Che maledetto. Fare un altro intanto, però metto il cecchino. Ok, ce l'ho quasi fatta, eh. Lanciafiamme. Brucia! Quel predicatore ha mentito, ho sentito. Ecco un altro. Nessuno può resistere alla forza del fuoco. Fermo della supervisione, granata, questa la prendo io, quel tappo. Vai. Tu che cos'hai? Questo. Fucile d'assalto, lo prendo così poi posso riparare quello che ho io. E ora cecchino di nuovo. Ecco fatto. La torretta è sistemata. Tanto mi carico la vita. Ok, vita, carica. Ok, vediamo un po', qua è tutto chiuso. Posso perché cambio arma, e non la Magnum. Vedo che al mirino fa più danni. Chissà se qualcuno qui ha il cecchino, mi sarebbe utile. Perfetto. Con un colpo solo. Uccide se era ma coltello volevo dire, se era manico. Uccide la cazza, questo prendo io. Pensavi di poterti nascondere, No, mi stavo cercando Sparcherò per tutti in una alla ammazzarti. volta. Eccoti qua. Voilà, anche tu sei matta. Guarda, prenderebbero te la tua testa, me la butterei in giro. Ok. Dai. Ma dov'è?
Boh. Beh, io me ne vado. No, non arriva proprio nessuno. Ok, adesso qui fuori sarà un pochino più difficile. Visto che ci sarà sicuramente la sorveglianza. Quindi è meglio eliminare la sorveglianza un po'. Però che c'è una via di fuga a scappo. Ah bene, allora. Baratto 60. Armi pesanti 30. Eloquenza 86. Beh, intelligenza, fortuna, carisma, carisma. Ok. Oh mio Dio! Per ora nessuno mi ha notato, però vedo che c'è là un... c'è la sorveglianza sopra la, sulla torretta o qualcosa del genere, quindi meglio eliminarlo. Alve! Addio. Ok, tu cos'hai per me? Ah, tu solo questo, poco. Vabbè, direi che me la posso anche sguagliare. Ce la faccio alzare di qua? No, non ce la faccio. Ok, a questo punto devo per forza dare l'entrata. Vai, 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 vai! Oh, cavolo, sono messo abbastanza male, eh? Senza fiamme. Acqua, sì. Oh, cavolo, cavolo! Mica, mica, mica! Devo prendere il steam pack. E se muori. Ok, adesso mi devo andare via. Però prima cosa ha questo? Lei uccide carne morce. Prendo solo questa. Me ne vado. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Se sei a pazzo, Se si sente un dolore, sì, sì. Coca-Cola Mentas. Dai, no. Ok, il mio tentativo di fuga è andato male. Forse andrà bene col secondo. Ok, mi conviene più eliminare un po' tutti, Planza misti lì. Bella. Ok, devo riportare la bambina a Medea. Planza fiamme. No, non l'abbandono. Questo no. Ho spazio adesso, sì. Ok, ora prendo la granata. Ho un po' di granate in giro. Tanto ne ho 10, le uso. Via! Prima granata! Bel colpo, eliminata subito! Peccato che ho beccato qualche mio alleato qua. E vabbè. Uscire da cecchino, quello che cercavo. Modulo propulsore.
Muzzicari, pallottami, sfoto di scoiattolo. Ok, tu mi ti do l'acqua sporca a un cadavere. Fucile d'assalto, fucile d'assalto. Vabbè, dai. Mi libero di questo cinese. Ok, provo a fare un'altra strada. Ecco, vado di qua così. Non mi notano per ora. Ci dovevo pensare prima. Purtroppo quando salgo per di là mi notano. Vai! Ancora! Vai così! Ah, mi vuoi rompere, mi vuoi rompere! Ma beccati una granata e muori! Un'altra! Perfetto, squill sistemata. Adesso devo prendere il fantasma qua. Uso il guanto di Tecno. Molto letale. Fai morire. E va bene. In realtà, fatto morto con il guanto di Wolverine. Prima di la birra, eh. Ok, adesso posso sguagliarmela. Se l'ha fatto questa volta. Via, 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 via. Ok, poi mi devo chiudere la mappa, eh. No. Ma se mi conviene tutto di qua, eh. Sì, dai, mi conviene. Ok, devo trovare l'uscita che l'ho già trovata. No, non è questa l'uscita, a di là. Per me è un gioco da ragazzi, un professionista. Ne ho fatti di giochi dove dovevo aprire le porte chiuse e se ne ho fatti tanti. Porta del mulino, il mulino bianco. Adesso entro e mi faccio un frauto. Vabbè, lasciamo perdere. Scommetto per questa battuta che nessuno ha riso. Mi scommetto. Ok, sono qua dentro. Vi seguiremo tutti. A quanto pare c'è la rivolta. Devo ammazzarlo, operatore del pitch, sì. Muori! Muori, 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 oh yes! Vabbè. Ecco l'altro operatore del pit. Uccidi questo fottuto schiavo! Ma muori! Martello! Oh, scusa! Per ora ho ammazzato lo schiavo. E vabbè. Lo vedi qua? Non credo che lo vedrei di qui, eh. Muori. Ok, scarso 40 eloquenza 90 disarmo 34. Col guanto di Dex non sono invincibile. Ok,
Ok, di là si va per la riga, di qua salgo, dove voglio andare, giusto? Mi sono perso, mi sa, e anche tanto. Voilà. Ok, devo capire bene dove andare, allora. Ok, di qua. Ok, va bene. Tonto. E che cavolo? Maledetti. Però devo andare di là. Per farti a morire. Fightela. Credi di battermi? Non credo proprio. Poi con un'armatura metallica così scadente. Ah sì. Bene. Direzione giustissima. Forte per la prefireria. Ah, non vedo l'ora di finire il pit, raga. Non vedo l'ora. Però se io me ne vado dal pit con la bambina, poi chissà se mi inseguono. Moh. Però non mi interessa, va. Aiuto! Mi attaccano tutti! E devo sbrigarmi da Medea. Chissà poi se sta combattendo o è a riparo. Ok, ora a voi vi distruggo così poi non mi rompete a me. Cavolo. L'anzapiede non ne ho molto, ma potrei comunque provare. In fondo brucia. Ok. Lanzafiamme. Ok, non è servita molto. Allora, uccidi da combattimento. Poi l'avevi tirato, funziona. Quali uno? E ho detto turno. Oh, c'è uno davanti, eh? E che cavolo. Quali due? Ok, meglio ripararsi. Vabbè, se per caso entrano li ammazzo. Oh, cavolo, non c'è idea. Sapevo che entravi, ti aspettavo. E adesso muori. Oh cavolo, c'è un altro. Jackson. Mr. Jackson. No, maledetti. Però che cavolo. Quanti sono? Ok, forse dovrei usare le granate ora, Entrano, uno la granata, uno lanciamissili. È un po' rischioso. Ok, li siete già tutto al massimo. Quanto a dentro. Dai. Muori! Ok,
Ok, vi aspettavo, ok. Fucile. Lanza missili. Ma guardate! Il mio cazzo! Ah, il tuo cazzo, ma muori allora! Voilà! Ho fatto distruzione ovunque! Vabbè, è la mia professione! Ok, allora. Questo me lo prendo io, anche questo, anche questo, anche questo e questo. Ok, mentre da te. Cosa mi. Chiavi di scorta, questo me lo prendo io. Ragazzi, quante munizioni sto prendendo? Ho avuto anche tanto caos, distruzione. Ah, mi piace la distruzione. Poi ho fatto anche tanti a pezzi. Il cecchino me lo prendo così poi lo riparo, quello che ho già. Tappo. Mentre steampunk. Ok. Ok, lancia fiamme e lo lasso. Ok, adesso lo faccio un po' di riparazioni. Allora, secca da biliardo, perché come mai l'ho presa la secca da biliardo, vorrei saperlo. Anche la pasta da baseball, via. Ok, qua è riparato. Cecchino, riparato. Utile d'assalto, già a posto così. Ok, bene. Ora riposo un po' così ho di nuovo la vita carica. Ok, non ho. Hai disturbato l'ape regina, eh? Eccola qua! Meno male che sono andata via subito. Veniamo alle cose serie. Ho sentito che hai rubato la cura. Posso vederla? Ma Michele, ma dove cazzo è venuta fuori? Dal pavimento? Lei non è una bambina qualunque. Lei è la promessa di una cura per i nostri figli e la possibilità di riscatto per noi. Certo, ma non credere che io mi stia divertendo più di te. Però è l'unico modo che abbiamo per guarire e scappare di qui. Non ancora, campione. Gli scagnozzi di Ashur mi stanno addosso. Non posso tenere una bambina in questo posto lurido. Werner mi ha fatto sapere che si nasconde nella stadera. Ha tutto il necessario per tenere al sicuro la cura. Portagli tutto. Ok, ho capito. Quindi devo andare da Werner. Beh ragazzi, questo episodio di Fallout 3 finisce qui. Ci vediamo al prossimo. Ciao!